Per questo lavoro avviamo un anello magico dove al suo interno lavoriamo 6 punti bassi. Il giro successivo verrà lavorato di aumenti, quindi in ogni maglia di base lavoreremo 2 punti bassi. Al termine del giro ci ritroviamo con 12 punti. Ora lavoriamo il giro successivo dove lavoreremo un punto basso e nel successivo l'aumento. Quindi 1 e 2. Quindi lavoriamo un punto basso singolo e nel punto successivo l'aumento. Questo per tutto il giro. Giro successivo lavoriamo 2 punti bassi singoli. Quindi il primo già l'ho lavorato, questo è il secondo e nel punto successivo l'aumento. 2 punti bassi nello stesso foro. Quindi in questo giro lavoro 1 e 2 punti bassi singoli e nel successivo l'aumento fino al termine del giro. In questo giro, il prossimo giro vado a lavorare 3 punti bassi singoli, quindi 1, 2 e 3. E nel successivo l'aumento. 2 punti bassi nello stesso foro. Questo fino al termine del giro. Questo sarà l'ultimo giro di aumenti per il nostro cestino. Quindi 1, 2 e 3. Punto successivo l'aumento. 2 punti bassi nello stesso foro. Questo fino al termine del giro. Allora, ho lavorato 7 giri. Ora andiamo a lavorare il bordino che verrà lavorato in questo modo. Allora, entro nel foro, lavoro un punto bassissimo, quindi entro nel punto, lavoro un punto bassissimo, più una catenella, punto successivo, punto bassissimo, più una catenella. Punto successivo, punto bassissimo, più una catenella. Questo per tutto il giro. Quindi punto bassissimo, catenella. Punto bassissimo, catenella. Punto bassissimo, catenella. Questo per tutta la circonferenza. Per tutto il giro. Terminato il giro. Io mi sono già posizionata il marcapunti, prendiamo la metà del lavoro in questo modo e lavoriamo 25 catenelle. Lavorate le 25 catenelle entro dove appunto ho posizionato il marcapunti e mi chiudo con una maglia bassissima. Fatto ciò, procedo con una catenella e vado a lavorare sulle catenelle. E semplicemente vado a lavorare di nuovo delle maglie bassissime come il bordino per tutta la catenella, quindi lavoro in ogni punto un punto bassissimo più una catenella, quindi senza saltare nessun punto di base, entro nel punto così o entriamo nella catenella o al di sotto della catenella. Lavoro il punto bassissimo in questo modo. No, ok, il punto era un pochino stretto, più una catenella. Punto successivo, un punto bassissimo, una catenella. Questo per tutta la catenella. Arrivati da questa parte, tagliamo il filo e andiamo a nascondere il restante all'interno della lavorazione.